ottenuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una renda più grande e più perfetta. Non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capi e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capi e dei vitelli, e le ceneri di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso, senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte. Perché serviamo a Dio vivente, questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto dalle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevono l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Grazie a Dio. Ecce panis angelorum, patus tibus fiatorum, vere panis filiorum, non mitentus canibus, in figuris presignatur, cum isa acimonatur, agus pasce deputatur, natura natribus. Vole pastor panis vere, Iesu nostri miserere, tu nos pasce tutivere, tu nos bona facridere, in vera dimensium. Tu qui cum tassis et vades, qui nos tassis hic mortales, tu os ibi commensales, coede de sensorandes, pacto sanctum civicum. Amen. Alleluia. Alleluia. Grazie.
Lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò di nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. La prima lettura, Esodo. Voi sapete che Israele a un certo punto uscì dall'Egitto per tornare a casa, e qui appunto in questo brano si parla di quello che è successo durante questo viaggio di ritorno. A un certo punto Mosè prende la parola e dice: caro popolo, noi dobbiamo ascoltare ed eseguire tutti i comandamenti del Signore, questa è la nostra missione. Allora cosa fa Mosè nel deserto? Costruisce un altare, più o meno come questo, grosso modo, grande così, ha messo delle pietre, ha fatto l'altare. Attorno a questo altare ha messo 12 stele, cioè 12 pile di pietre che rappresentavano il popolo di Israele, 12 tribù. Poi cosa fa? Dice ad alcuni giovani di scannare delle bestie, sgozzare gli animali e prendere il sangue. Prende questo sangue, lo versa un po' sull'altare e col resto lo spruzza sul popolo di Israele. Immaginatevi che odore, col sangue, il caldo, insomma. Non è una cosa piacevole. Comunque, Mosè sapeva cosa faceva. Perché fa questa cosa così strana? Perché per gli ebrei il sangue era, ed è ancora oggi, era la vita. Quindi la vita apparteneva a Dio. Ecco perché mette il sangue sull'altare, perché rappresentava Dio. E poi col resto spruzza, cosparge il popolo di Israele. Per dire: guarda popolo, tu sei unito dal vincolo della vita al Signore Dio. E adesso noi oggi facciamo la stessa cosa però con l'acqua, no? Quando vado in giro nelle parti dell'ospedale spruzzo un po' d'acqua sui signori malati che vogliono, per ricordare il nostro battesimo. Però Mosè lo fa proprio per dire: popolo, sei legato con un legame, con un vincolo saldo al tuo Signore. Beh, Gesù cosa fa? La stessa cosa, solo che anziché usare il sangue degli animali usa il suo sangue. Ecco la grande novità del Vangelo: non più sangue degli animali, ma il sangue di Cristo, una volta per sempre. Fatto quel sacrificio, non dobbiamo più ripeterlo. La messa è soltanto una memoria, un ricordo di quel sacrificio che Gesù ha fatto. Quindi ecco qua la base biblica, però Gesù dà compimento a questa base biblica, no? Dice: il sacrificio è unico per sempre. Nella seconda lettura, lettera agli ebrei, viene ribadito questo concetto. L'autore, che forse è San Paolo, non lo sappiamo, dice: questo sangue purificherà le nostre coscienze dalle opere di morte. Quali sono le opere della morte? Ovviamente il maligno, il demonio, quello che ci vuole male. Ecco, allora tutte le trasgressioni fatte vengono espiate. Che vuol dire espiare? Non vuol dire dimenticare, cancellare, no. Espiare per il Nuovo Testamento vuol dire cambiare pensieri e azioni. Noi diventiamo persone nuove perché ci comportiamo in modo diverso, no? Prima si diceva: ammazza il nemico e più ne ammazzi meglio è. Adesso il Vangelo dice: ama il tuo nemico e più lo ami e meglio è. Vedete come c'è una espiazione, un cambio a 180 gradi, no? Del nostro modo di pensare. Quindi ecco, dobbiamo fare nostro questa novità, fare nostro questa novità e comportarci di conseguenza. Vediamo fino al Vangelo. Qui abbiamo Gesù che si trova con i suoi discepoli, era giorni prima della Pasqua, e i discepoli dicono a Gesù: dove mangiamo la Pasqua quest'anno?
Non è Gesù che vuole fare la pasta con i suoi, sono i suoi che vogliono fare la pasta con Gesù, perché hanno capito che qualcosa di grande sta succedendo. Allora dice, andate in città, troverete uno con la brocca d'acqua, l'acqua, simbolo del battesimo, no? E chiedete dove possiamo mangiare la Pasqua, e vi dirà, una sala grande, arredata, eccetera, eccetera. Notate che le sale grandi e arredate erano delle case ricche, quindi il proprietario era ricco. Ecco allora che vediamo un primo cambiamento, le persone benestanti ricche si mettono al servizio del Signore. Primo grosso cambio. Secondo grosso cambio, preparare la Pasqua era un lavoro da donne, la padrona di casa preparava la tavola, eccetera, eccetera. Qui lo fanno gli uomini, lo fanno i discepoli. Altro cambio, no? Il servizio come dimensione di tutti, non soltanto delle donne, ma di tutti. Allora vediamo che qualcosa di veramente grande sta per succedere. E così fu, durante la cena ebraica, che si fa ancora oggi, i fratelli ebrei la fanno ancora oggi, si chiama Haggadah, ci si trova, si mangiano le cose, i pane, anzi, eccetera, eccetera, pregando. Io l'ho fatta qualche anno fa come ospite, come invitato. Durante questa cena Gesù fa un atto molto speciale, particolare. Benedice il cibo, poi spezza il pane, dice questo è il mio corpo. I discepoli capiscono che c'è qualcosa di grande in atto. Vuol dire che quel pane diventa il corpo di Cristo, corpus domini oggi, eh? E poi fa lo stesso col vino, diventa il sangue, quindi ci lascia corpo e sangue suo. Ce lo fa mangiare per dire noi siamo esattamente come lui, come quel sangue di Mosè, come mangiamo il pane e il vino consacrati, corpo e sangue. Quindi vedete che tutto torna. Un'altra riflessione, quella che mi è piaciuta molto, vi ricordate quando Maria va da Elisabetta, no? Tutte e due incinte, Maria va a trovare Elisabetta. Qualcuno dice che quel viaggio fu la prima processione eucaristica della storia, perché Maria portava dentro di sé il corpo di Gesù, l'ha portato in viaggio, quindi fu la prima processione, un bel modo per celebrare anche la visitazione. Ultimissima riflessione. Qualcuno conosce il miracolo eucaristico di Lanciano? Qualcuno fa segno di sì, ecco. Quello è veramente un segno grande, potente di quello che è successo oggi. Circa 1000 anni fa un prete, diceva Vanessa, solleva l'ostia e ha dei dubbi. Dice, ma questo sarà veramente il pane che diventa corpo del Signore? Dopo un po' quell'ostia comincia a perdere gocce di sangue. Non è una storia, eh? Fatto vero, scientifico, che la scienza ha certificato. Hanno preso questo pezzetto di carne, ormai diventata carne, l'hanno fatto esaminare dai medici. Io ho conosciuto i nipoti del professore che ha fatto gli esami, il professor Bertelli, e dice sì, questa è una sezione di cuore umano, vivo, col sangue. E il sangue, pensate, è lo stesso gruppo della sindrome, a vivo positivo, quindi vedete che a noi non servono i segni per credere, però il Signore a volte dà qualche indicazione perché è importante. Il sacerdote non può avere dubbi su quello che sta facendo, ci mancherebbe altro. Se c'è dubbi lui, figuriamoci un poco. Bene, allora il Signore ha concesso di questo miracolo eucaristico a Lanciano, cittadina che ancora oggi si può visitare. Ce n'è un altro a Bolsena, stessa cosa, però sta a Orvieto, mi pare, sulla carne. Qui però non c'è stata l'indagine scientifica, invece a Lanciano sì, c'è stato proprio il referto medico che dice questo è sangue umano vero, conservato da allora. Bene, allora ricordiamoci il messaggio di oggi, Mosè spalge il sangue, Cristo spalge il suo sangue e ci vincola in modo indelebile per sempre. Ricordiamoci per gli ebrei, questo sangue ci purifica dalle opere del male. Se vi chiedono perché Gesù è venuto al mondo, ditegli o ditele, è venuto per distruggere le opere del demonio. Questa è la missione, non per farci fratelli o altro, no, ha distrutto le opere del demonio. E questo è esattamente il frutto che noi godiamo ancora oggi. Ricordiamoci il Vangelo,
Questa cena diventa la prima messa celebrata, il corpo e sangue, il corpo del Signore, ci fanno uniti, non più servi, ma amici, eredi e coeredi di Cristo. Sia la giustizia. Diciamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra. Figlio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce dalla luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e però per lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti. Eliamo salode il nostro ringraziamento a Dio Padre per averci resi partecipi della comunione con il corpo e il sangue del suo Figlio. Diciamo insieme. Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci.